Ed era il Carousel Waltz finale di Tunnel of Love, uno dei brani più belli secondo me della storia del rock. Per tornare, anzi per avviare tutto un discorso sulla giustizia che oggi ci porterà lontano, abbiamo deciso di partire dal segretario radicale Mario Staderini. Buongiorno. Buongiorno. Prima citofonata del giorno, perché i radicali, con uno Staderini attivissimo, ieri ci siamo trovati sull'otto, il tram, e lui stava lì a organizzare al cellulare i tavoli, le cose, insomma. Questi militanti mi piacciono, perché poi io tante cose radicali non li condivido per niente, però devo dire, uno che fa il segretario di partito, sta sull'autobus e al cellulare sta organizzando i tavoli per la raccolta firme del referendum, è una cosa insomma che la politica andrebbe fatta così. Allora caro Mario, siccome ne parlano ancora poco dei vostri referendum, ho deciso che oggi vi diamo un po' di racconto di quello che state facendo e del perché i radicali e dove e come raccolgono le firme. Beh, allora, innanzitutto... Quali sono i referendum? Su che cosa raccogliamo le firme? Noi abbiamo una situazione in Italia che, per cui alcune questioni sociali che riguardano milioni di persone non vengono in alcun modo affrontate dalla politica. Il motivo è semplice, perché sono scomode al potere, vuoi a una parte, vuoi all'altra, molto spesso a entrambe. E quindi in questi casi funziona così. Se i cittadini mettono mano alla democrazia e con i referendum impongono all'agenda politica queste tematiche, bene, altrimenti di riforme non se ne avranno. E noi ne abbiamo piazzate 12 come possibili riforme, su dei temi che sono la giustizia giusta, cioè intervenire in quelli che sono le situazioni peggiori, diciamo, che non fanno avere una giustizia in tempi decenti e anche soprattutto con parità di accusa e difesa alle persone, e riforma delle politiche sull'immigrazione e sulle droghe, perché quelle che oggi ci sono fallite come politiche, e rivedere i finanziamenti della politica e delle regioni, e ad esempio una questione che sembra nulla, sembra da poco facilissima, ma che invece così non è, il divorzio breve, cioè eliminare i 3 anni di separazione obbligatoria prima di poter chiedere il divorzio, una cosa ragionevolissima che non esiste in nessun'altra parte del mondo, ma che in Italia servirebbe un referendum. E questo è il motivo per cui siamo scesi in campo, avendo anche dei supporti, ad esempio su una serie di referendum, quelli sull'immigrazione, quelli sulle droghe, quelli sul divorzio breve, abbiamo trovato il sostegno di Sinistra Ecologia e Libertà, di un fronte ampio di associazioni, del Partito Socialista, e su questo cerchiamo di raccogliere le firme su un sito che si chiama cambiamonoi.it, dove troverete tutte le informazioni ai tavoli. Ripeto, cambiamonoi.it, che parte da un principio: o ci date una mano voi e cambiate insieme a noi, o altrimenti tutto rimarrà uguale. Allora, cambiamonoi.it per avere tutte le informazioni sui 12 referendum integralmente? No, qua abbiamo quelli, diciamo così... Ah, quelli sociali, diciamo. Quelli sociali. Invece la giustizia, quelli sulla giustizia, li troviamo sul sito referendumgiustiziagiusta.it, e lì abbiamo avuto esponenti invece più del centrodestra che hanno deciso di impegnarsi, non ancora proprio come partito in quanto tale, ma vedremo. La campagna dura 3 mesi, per cui questo è il periodo in cui bisogna dare una mano. Senti, il tema del giorno, come sai, è la... Purtroppo, il tema del giorno sarebbero altri. Oggi abbiamo cominciato la puntata spiegando che sarebbero altri i temi del giorno. Però è l'anticipo di questa famosa udienza della Cassazione per Berlusconi. La tua opinione, da segretario dei Radicali Italiani? Ma guarda, in queste cose bisogna sempre conoscere bene le carte e capire. Non c'è dubbio che molto spesso in questa vicenda si trova da una parte Berlusconi, che è innegabile, ha fatto di tutto in questi anni modificando proprio le leggi per cercare di vedere ritardate oppure risolte i suoi problemi giudiziari. Dall'altra non si può neanche negare che una particolare attenzione nei confronti di Berlusconi sicuramente c'è, magari se l'è meritata, però comunque rispetto alla media di quello che accade ai potenti in Italia sicuramente ne ha avuta di attenzione. In questo caso io credo che, se devo dire la verità, tendenzialmente anche a livello politico, sì, è vero, ne dipende magari le sorti del governo e quant'altro, però personalmente a me frega poco, nel senso che fregherebbe molto di più che agli italiani tutti venisse restituita una giustizia che funziona. Cioè, il problema oggi in Italia non è
tanto i processi ad personam o le leggi ad personam di Berlusconi, secondo me, ma il fatto che se devi fare una causa civile ci metti 10-12 anni per avere una risposta, e in questa maniera le imprese falliscono, la gente impazzisce appresso, magari, che ne so, a cause di condominio o ereditarie, e chi sta nel processo penale o si trova fregato perché vanno in prescrizione e quindi l'imputato, diciamo, sei parte civile, non ottieni il minimo risarcimento, o se sei un imputato stai là per anni appeso e magari viene assolto. Ecco, questo secondo me è il problema principale in Italia. Mi scusino coloro che invece preferirebbero che parlassi contro o a favore di Berlusconi, ma devo dire me ne frega veramente poco. Ma secondo te, insomma, sostanzialmente gli italiani meriterebbero la tempistica berlusconiana, insomma, per capire, per sintetizzare? Beh, bravissimo, dovrebbe essere, diciamo, un modello quello, un modello da seguire in questo caso. Diciamo anche le date di tutto questo vostro impegno referendario, perché avete cominciato di fatto agli inizi di giugno, adesso siete nel cuore della raccolta firme, e c'è anche un dies ad quem, credo, no? Un momento di... Esattamente, sono 3 i mesi in cui si deve raccogliere le firme. Abbiamo iniziato a metà giugno, quindi finiremo a metà settembre, verso il 15-20 settembre. Sono i periodi estivi, quindi non è assolutamente facile e scontato, bisogna appunto che tutti cerchiate una mano. Come? Allora, come abbiamo detto, su cambiamonoi.it potete versare qualche euro che ci serve sempre per comprare i moduli e quant'altro, dare la vostra disponibilità ai tavoli e vedere dove sono i tavoli. A Roma e nelle altre città d'Italia si può andare a firmare anche direttamente presso la segreteria comunale. Purtroppo funziona solo dal lunedì al venerdì la mattina, e quindi dobbiamo aumentare i banchetti. Ma sai qual è il problema? Che in Italia la legalità è un optional, e quindi se uno volesse fare il banchetto gli manca l'autenticatore. Insomma, lo Stato impone che tu devi raccogliere le firme con una figura particolare, un pubblico ufficiale che fa l'autenticatore, e solamente non te le offre neanche uno. E allora il mio appello oggi a chi è? Ai consiglieri comunali, ai consiglieri provinciali, ai vicepresidenti e ai presidenti dei municipi, ad esempio, delle circoscrizioni, che loro sono degli autenticatori, così come cancellieri dei tribunali, giudici di pace. Ecco, offrite qualche ora del vostro tempo per garantire un servizio ai cittadini, che sono in tanti a voler firmare. Ah, dimenticavo, c'è l'abrogazione del finanziamento pubblico dei partiti. Se non stiamo se stessimo a aspettare quello che succede in Parlamento, ma io credo che non avremmo niente di diverso da quello che abbiamo avuto fino adesso. Per abrogare una volta per tutte c'è un referendum, solo che sa il 90% degli italiani lo firmerebbe, ma non sa appunto se riuscirà a farlo. Per questo io mi appello a chi è un autenticatore potenziale di farsi vivo, e al ministro Alfano dell'Interno, beh, di darsi una svegliata. Io gli ho scritto ponendogli il problema, beh, spero che lo risolva. Allora, 12 referendum radicali, fase di raccolta firme tutta l'estate fino a metà settembre, menù molto ampio, come dire, dalle questioni sociali alla giustizia giusta, al finanziamento pubblico ai partiti, al divorzio breve, insomma, tanta roba come da tradizione radicale, l'impegno, la mobilitazione radicali attraverso il segretario Mario Staterini. Grazie Mario, buon lavoro. Grazie, ecco, a te, un saluto agli ascoltatori. Un saluto al segretario.